tutti, è ufficiale, altro colpo di mercato per la Ternana Calcio dopo Di Tacchio e Corrado. Si tratta di Samuele Spalluto, l'attaccante giovanissimo della Fiorentina, si accasa così alle Fere, è il terzo acquisto di questo calciomercato e sarà una, ed è un attaccante, sarà con la lista under essendo molto giovane, per cui la Ternana rinfortisce ancora di più il reparto offensivo con l'acquisto del promettente Spalluto. Questo per quanto riguarda il calciomercato in entrata, perché poi ci sono due uscite da registrare nella giornata di oggi, quindi grande movimento anche per il calciomercato in uscita. Si tratta di Federico Furlan, che è andato alla Triestina, e Guido Marilungo è andato alla Recanatese in prestito, per cui un'entrata, quella di Spalluto, due uscite, quella di Furlan e Marilungo alla Recanatese. Sono queste, diciamo, le trattative ufficiali della Ternana nella giornata odierna. Ternana che sta ovviamente puntando anche di due centrocampisti di Serie A per rinforzare ancora di più il centrocampo. Vedremo se ci saranno altri ingressi in difesa, quali saranno le prossime trattative ufficiali delle Fere, le scopriremo da qui in avanti. Però è importante registrare Spalluto in entrata e Furlan e Marilungo in uscita. Altre notizie per quanto riguarda la Serie B è l'orario del calendario. Il calendario, come sappiamo, ci sarà il 15 luglio a Reggio Calabria. A proposito di Regina, c'è il nuovo allenatore in casa Regina, che sarà Filippo Inzaghi, ma il calendario si farà alle ore 20:30 del 15 luglio, quindi questa, diciamo, è l'ora esatta del calendario, calendario che sarà visibile la cerimonia sui vari social. Allora, innanzitutto sui canali ufficiali della B, da Zone Elbit Sky, e poi anche su qualche social network, soprattutto in diretta gratuita su diversi canali YouTube. Per il resto, altro acquisto per le Fere, si tratta di Samuele Spalluto, il giovane attaccante under, ma molto promettente, della Viola, della Fiorentina.